Eccoci qua, accendete le luci, amici di Canale 34 e di Telea, eccoci qui per il nostro consueto appuntamento con Tifosi Speciale Di Maro, insieme a me e insieme a voi, Laura Lauro. Ciao Gianluca, buonasera. Ciao Laura, siamo arrivati a fine settimana distrutti. Sì, siamo stanchi. Distrutti, una settimana incredibile, Made in Sud, la presentazione del Napoli, il caso Insigne, la presentazione delle maglie, e Guido Lembo, mamma, è veramente stato un ritiro ricco. È interessante, tante notizie, anche stasera ovviamente vi aggiorneremo su quello che accadrà, anche perché c'è un personaggio che è assurdo veramente ormai alla gloria e agli onori di Di Maro, perché il nostro amico Antonio Faiello, che da quando è salito sul palco con Guido Lembo, pensate che stasera il sindaco di Di Maro, l'amministrazione comunale, gli ha consegnato la piazza per fare un concerto tutto suo. Ma insomma, veramente, quindi intratterà la piazza tutta la sera, tutta la notte. Insomma, voglio dire, siamo contenti perché ovviamente è della nostra squadra, così come sono della nostra squadra Raffaele Tagliamonte e Antonio Corrado, con i quali ci collegheremo tra pochissimo per le ultime da Di Maro, e stasera proprio vivremo la piazza. Immediatamente vi do un aggiornamento sul caso Insigne. Ieri sera, ovviamente, durante la presentazione della squadra, avete visto i giornali oggi con titoli in prima pagina, insomma, il caso Insigne, che ieri aveva lasciato molto amaro in bocca. Ebbene, comunque oggi c'è stato il chiarimento di Insigne. Noi faremo una ricostruzione di tutta questa situazione già giovedì durante la sua conferenza stampa, qualche dichiarazione un po' particolare, poi l'eclatante caso di ieri e la dichiarazione oggi proprio di Lorenzo Insigne mentre presentavano le nuove maglie. Però di questo e anche del famoso argomento dello scudetto, dove se ne parla di tutto di più in qualunque angolo di Napoli e provincia, Laura lancia un sondaggio che ha avuto il riscosso, grande successo. Laura. Anzi, due sondaggi. Ah, due, sì, stasera. Perché due. Il sì. Primo sondaggio è se questo Napoli così com'è per voi è da scudetto. Tanto acquisti non ne sono arrivati neanche oggi. Niente da fare, quindi così com'è e basta. E poi il secondo nostro sondaggio è cosa ne pensate del caso Insigne. Dateci tutti la vostra versione dei fatti su come secondo voi sarebbe andata la questione, di cosa parliamo. Gli aiuteremo con questa ricostruzione che abbiamo preparato. E ci possono scrivere a tifosi@canale34.com, come sempre sulla pagina Facebook Tifosi Canale 34. Perfetto, aspettiamo le vostre risposte. Lo ricordo, siamo in contemporanea su Canale 34 e su Telea. Vorrei vedere se sono pronti invece da Di Maro, che vedo armeggiare già l'amico Antonio Faiella con il suo mix, e invece Raffaele Tagliamonte lo vedo che sta preparando il telefonino. Allora noi che cosa facciamo? Ne approfittiamo e cominciamo a fare proprio questa cronistoria per aiutare anche gli amici a casa. Vediamo in sequenza, poi torneremo anche in studio, che cosa è cominciato a succedere giovedì. La conferenza stampa quotidiana sarà dedicata ad Insigne, e noi abbiamo estrapolato una delle risposte di Lorenzo Insigne che ci aveva lasciato un attimo perplessi. Sentiamo Lorenzo Insigne. Mi lusinga di una chiamata di un grande allenatore, una grande società. Per ora sto bene qua e penso solo a fare bene, a vincere con il Napoli. Sicuramente quest'anno voglio dare una mano in più alla squadra, a fare più gol e a vincere qualcosa di importante. Per ora sto bene qua, al momento in cui non mi entra più una posizione in campo, parlerò quattro occhi con il mister, però per ora sto bene là e darò il massimo in quella posizione. Penso che a destra o a sinistra non è... il ruolo è uguale, non cambia nulla. Poi io ho sempre giocato, come sapete tutti, 4-3 con Zema, l'ho sempre fatto nei migliori dei modi, però qua è un ruolo diverso, anche se mi sacrifico un po' in più, l'importante è che do una mano alla squadra e faccio quello che mi chiede il mister per dare una mano importante alla squadra. Allora, lui ha detto, io se non mi trovo bene parlo col mister, mi sacrifico, faccio un altro ruolo. Io sono abituato a giocare con 4-3-3, però mi vogliono così. Insomma, c'erano state due con grande professionalità, Lorenzo Insigne ha risposto alla conferenza stampa, e poi c'è stato l'episodio di ieri che noi andiamo a rivivere, anche se però mi sembra che sono finalmente collegati al ritiro di Di Maro Raffaele Tagliamonte, Antonio Corrado, e anche c'è anche un ospite, loro mi pare che non mi sentono ancora. No, allora noi andiamo, gli auricolari, allora noi andiamo avanti con il racconto, andiamo avanti con il racconto, perché ieri sera poi esplode il caso.
conferenza, presentazione della squadra in tono misurato, ridotto, più sobrio, affidata al responsabile dell'area comunicazione come presentazione, Nicola Lombardo. Ecco l'episodio incriminato. Lorenzo Insigne. Anche se non lo vedete, un po' per l'altezza, un po' perché si è nascosto, c'è Lorenzo Insigne qui. Vieni, vieni, perché ha detto Paolo De Masteis che tu sei il più monello. Non è vero, non è vero, non è vero. Allora, tu, se Marek ha passato 8 anni della sua vita a Napoli, tu ne hai passati 20, 21, perché un anno sei stato a Cava, un anno sei stato a Pescara. Allora, tu cosa pensi di tutti quanti questi tifosi, cioè del fatto che tutta quanta questa gente venga qua per vedervi e per sperare che voi facciate qualche cosa di buono? Io so che tu sei timido e non vuoi parlare, però un pochino devi farlo, un pochino. Se vuoi puoi farlo in napoletano, così ti senti più a tuo agio. Dai, Nico. Cosa? Un saluto lo puoi dare. Niente, il fatto che tu sia monello, nemmeno quello? Almeno un Forza Napoli, niente. Va bene, ragazzi. Parlerà con i gol e con gli assist. Questa è stata, ieri l'abbiamo rimandata a Laura 3 volte, abbiamo cercato di capire il labiale, gli occhi, il movimento, insomma, veramente è stata una scena molto molto particolare, che non ha fatto piacere a vedere a nessuno, tantomeno anche a Lorenzo Insigne. Oggi invece, che cosa tutti quanti si aspettavano di capire, che cosa fosse realmente accaduto, una specificazione di quello che fosse realmente accaduto, e oggi c'è stata la presentazione delle maglie, che poi in maniera diffusa andremo a vedere più tardi, capiremo che tipo di maglia il Napoli ha presentato con la coccarda della Coppa Italia. Però durante la conferenza stampa ovviamente gli è stato chiesto a Lorenzo Insigne cosa fosse accaduto. Ecco la risposta di Lorenzo Insigne. No, non è successo niente, era solo dopo quello che è accaduto in Coppa Italia, non mi andava di dire nulla, ma non c'ho nulla contro i tifosi, nulla contro la società, ma era solo per il fatto della morte di Ciro, ma niente in particolare. E ho sbagliato io a non avvertire Lorenzo, che magari lo avrei coinvolto. Questa è anche il j'accuse, no? da parte di Nicola Lombardo, il quale ovviamente si è addossato un po' di responsabilità, dicendo non l'avevo avvertito. Lorenzo Insigne insomma ha detto che non ha voluto parlare per rispetto della scomparsa di Ciro Esposito. Forse anche questo era stato il dettame della società, che all'inizio proprio di, ricordi Laura, proprio all'inizio della presentazione della squadra ha detto noi faremo una cosa sobria, e hanno ricordato tutti quanti, come lo facciamo sempre noi, anche Ciro Esposito. Quindi questa è la versione dei fatti, questa è la storia di quello che è accaduto. Ovviamente noi l'abbiamo riportata fedelmente, siamo felicissimi che Lorenzo Insigne oggi abbia messo la maglia del Napoli. In allenamento ci hanno detto che è andato benissimo Lorenzo Insigne, insomma si è divertito, è stato molto cordiale con i compagni, insomma non, la cosa sembra essere superata. Però resta il fatto che insomma c'è stata questa spiacevole, questo incidente di percorso, chiamiamolo così, incidente di percorso che ha causato un po' questa situazione. A te ti ha convinto questa risposta di... In parte. Tu sei sempre molto sincera, perciò te lo chiedo. Se ti aveva convinto. Non del tutto. Cioè, un po' diplomatica, dici sì, tu. Sì, sì, ufficiale. La risposta ufficiale è quella che deve essere, quindi per me non è del tutto sincera. Per me, però, Stiamo a vedere. E chiediamo anche, richiediamo, abbiamo detto... svelare il giallo. Sì, chiediamo anche agli amici, che cosa abbiamo chiesto agli amici a casa? La loro versione dei fatti, esatto. Proprio cosa ne pensate voi del caso Insigne? Quindi diteci la vostra e vediamo se riusciamo a ricostruire un po' la situazione. Dopo appunto che è stata rivista. Com'è la situazione a Di Maro? Vedo ancora che stanno... ecco, finalmente mi date un segno di ok, finalmente. Di okay. Sì. Eccoci qua. Io e Laura siamo pronti. Ce la stavamo suonando e cantando, insomma, abbiamo fatto nelle more che voi vi preparavate, abbiamo fatto rivedere la ricostruzione di questa settimana. Permettetemi anche di fare un caloroso abbraccio e saluto, mi sembra di avere un amico o un ospite con voi, che è Francesco Molaro, se non sbaglio, giusto? Un saluto a te Gianluca, un saluto affettuoso a te. Grazie, grazie. Con noi in studio anche Laura Lauro. Ma i siti ieri sera
tuttonapoli.net, gli altri sono letteralmente impazziti insieme a noi quando abbiamo visto purtroppo quello che è accaduto. Sì Gianluca, insomma non ce l'aspettavamo, però poi con il passare dei minuti la cosa è andata via via scemando per fortuna e chiarendosi. Poi oggi durante la conferenza di presentazione delle nuove maglie c'è stata poi la dichiarazione, insomma la spiegazione da parte di Lorenzo Insigne, che mi sembra esauriente in questo caso. Io direi che è un caso, e scusate il gioco di parole ancora, chiuso, perché se tu pensi anche che noi abbiamo fatto un passo indietro, ieri era un mese che Ciro Esposito ci lasciava e quindi Lorenzo credo che era stato proprio in quella giornata a Scampia, in quella giornata caldissima a Scampia dove c'ero anch'io a commemorare, a ricordare Ciro Esposito, sai, può essere anche che il ragazzo che ha vissuto quei momenti, è stato vicino alla famiglia, ha visto la passione e la tristezza di un quartiere come quello di Scampia, abbia voluto tra virgolette fermarsi e pensare che non era giusto festeggiare più di tanto, perché ieri è stata una conferenza, penso che voi l'avete detto sicuramente in diretta anche ieri, una presentazione sobria. Sì, io Gianluca, posso aggiungere, chiedevo anche il vostro parere, perché noi ci siamo limitati, lo teniamo ancora una volta a chiarire. Raffaele, l'hai fatto anche tu nella fortunata tua trasmissione insieme a Tina Andreozzi in ogni sera insieme ad Antonio Faiella alle 19 sempre su canale 34 e Teleà, con dirette, sms, telefonate. Noi ieri sera ci siamo limitati a fare semplicemente cronaca, noi non abbiamo voluto ovviamente né puntare il dito né... noi abbiamo raccontato mentre vedevamo la presentazione della squadra, felici di vedere la presentazione della squadra, e ci abbiamo raccontato quello che è stato l'avvenimento che purtroppo ha spostato l'attenzione. Tant'è che ovviamente stamattina sulla prima pagina del Mattino, all'interno della Gazzetta, dappertutto, voglio dire, a Corriere dello Sport, cioè l'affare Insigne era ovviamente segnalato, e quindi noi ci siamo limitati semplicemente a fare cronaca, tutto qui. È bene che sia arrivato il chiarimento. Devo dirti la verità, ma lo dico senza, voglio dire, c'è qualcuno che su questo chiarimento, io ogni parola che dice Lorenzo lo ribadisco a grandissima voce. Io ieri sera lo posso dire, ho cercato, ci siamo sentiti anche con Ottaiano, il suo procuratore, un carissimo amico di Canale 34, che con Lorenzo Insigne ha un rapporto eccezionale, eccetera, ed è normale che anche immediatamente ci ha indirizzati su questa strada del sentimento molto particolare, emotivo, da parte di Lorenzo Insigne. Però ovviamente è giusto chiarirlo a forti toni, perché questa cosa aveva lasciato molto molto perplessi. A te Raffaele. Sì, no, io volevo dire una cosa. Chiaramente nella trasmissione del pomeriggio, Gianluca, non ho espresso opinioni, perché nel pomeriggio le opinioni le esprimono i tifosi, le esprimono i telespettatori. La mia opinione è invece questa qua, se la posso dire. Devi, io non credo che ci dirla, cioè, poi chiaramente chiaramente la spiegazione che ha dato Lorenzo oggi è, diciamo, quella diplomatica, quella ufficiale, però io credo che ci sia stato un semplice misunderstanding, un semplice qui pro quo, vogliamo dire un ubriacamento di lingue, come diciamo noi a Napoli, sì, no? Si dice a Pistoia, così si dice. Bravissimo, si dice a Pistoia. Credo che infatti la prima e credo anche ufficiale spiegazione è nelle scuse di Nicola Lombardo, che forse ieri ha un po' non volontariamente esagerato con Lorenzo, che viene considerato un po', no, ancora il ragazzino, ma ragazzino più non è, perché sta diventando un top player, un giocatore ambito, un giocatore desiderato da molti club importanti, non soltanto italiani. Quindi sul palco quella deminuzio fatta scherzosamente da Lombardo credo che abbia un po' infastidito, questa è una mia opinione assolutamente opinabile, abbia un po' infastidito Lorenzo, il quale, se vedi dalle immagini anche da alcune personalizzate, rideva anche con i compagni, stava per parlare, poi alla frase, insomma, dillo anche in napoletano se vuoi, forse si è un po' infastidito e si è ritirato. Questa credo che sia Voglio aggiungere una cosa prima di sentire Francesco e Antonio. Voglio aggiungere un'altra cosa, perché ripeto, Lorenzo Insigne non ha bisogno né di difensori né di paladini. Noi siamo legati al Napoli innanzitutto, ma soprattutto a Lorenzo Insigne, perché Lorenzo Insigne è l'unica espressione napoletana in questa squadra, e quindi noi
siamo veramente legati e non vorrei, non mi piacciono neanche tanto, io capisco, per carità, ho vissuto anche spogliatoi, squadre, eccetera, però non mi piace neanche tanto che, insomma, alcuni giocatori, eccetera, trattino, tra virgolette, alcuni compagni di squadra, Lorenzo Insigne, come se fosse, insomma, Lorenzo Insigne adesso è un campione, non voglio dire come loro, ma almeno, insomma, si sta avvicinando a grandi passi, e quindi forse anche all'interno un attimo di rispetto, anche quando lui viene chiamato su un palco, invece di ridacchiare dietro, eccetera, ci potrebbe essere, ma questa è una versione assolutamente, assolutamente personale mia, perché ieri mi ha colpito anche un po' questo. Prego Antonio e Francesco. Sono del parere di Raffaele, diciamo che anche in questo forse Insigne deve maturare ancora un pochino, è vero che ci sono delle colpe di Nicola Lombardo che forse è andato un pochino oltre, però si è subito scusato, però anche la reazione di Insigne è stata un tantino spropositata rispetto a quello che poi era la portata della battuta fatta da Nicola Lombardo, però l'importante è che tutto sia rientrato, oggi in maniera molto intelligente, ne avevamo parlato anche te stamattina. Il Napoli ha pensato bene di far salire sul palco e indossare la prima maglia proprio Lorenzo Insigne insieme agli altri tre compagni di squadra, e anche questa è stata una, diciamo, una mossa distensiva. Non avevo dubbi, al buio me la sarei giocata sta cosa, guarda, non avevo alcun dubbio, guarda. Il fumo, no? Gianluca, se vedete il fumo sono le prove di questo spettacolino che fa Antonio poi dopo. Ma che avete combinato? Siete arrivati a Di Mare, avete praticamente scassato tutto. Guarda Antonio Faiella, che non guarda, incredibile. Vediamo questa camera qua. Che avete combinato? Ma che Vigliotti stasera per Canale 34 questo live. Sì. Importate questo intrattenimento per il plebo di Napoli che sta qui, pure il giocatore, perché ti fa della bandiera di Napoli, che sta qui per la gente di Napoli, noi che facciamo uno intrattenimento per la gente. Guarda, se stasera fai cantare Antonio Corrado insieme a te in piazza, questa è la mission che ti do, devi far cantare Antonio Corrado con te in piazza. Se ci riesci, anche su scommessa, io allora scommesso. Ok, va bene. Questa cosa qua, così voglio dire, diamo veramente, completiamo il quadro, il cerchio di questi danni che abbiamo completato in questi 7 giorni. No, Gianluca, volevo aggiungere solo una cosa velocissima, proprio 30 secondi, su quello che tu dicevi. Non credo che i compagni lo hanno, posso usare un termine napoletano, sfottuto ieri sera. Questa perché, a Pisa, questo lo dicono a Pisa. A un certo punto, questa a Pisa. Ecco, a Pisa anche questo. Allora, c'era sia Zemaili che Amsic che a un certo punto gli dicevano dai entra, ma che è successo, sai, quando con l'espressione del viso, incredibilmente, uno slovacco e uno svizzero sembravano due napoletani che parlavano con un altro napoletano, e gli dicevano ma veramente stai facendo, cioè quella faccia, diciamo, interrogativa che gli chiedeva ma veramente sei arrabbiato, perché insomma veramente non ce l'aspettavamo, quindi non credo che i ragazzi poi lo hanno preso in giro in qualche modo, questo dico. Poi lui è uno che ci sta anche allo scherzo, a completamento di quello che diceva Francesco Molaro, proprio dalle immagini che poi oggi mi sono un po' divertito a guardare, perché c'era questa personalizzata che poi vediamo un attimo domani, lunedì, se c'è, anche se voglio dire è un caso ormai già chiuso, no, fondamentalmente, perché non è successo nulla, anzi, Berami gli diceva dai di qualcosa, dico, c'era anche Radosevic vicino a lui, ma lui si era veramente arrabbiato per questa cosa, però può anche per tranquillizzare gli amici che sono a casa, i tifosi del Napoli. Credo che non sia assolutamente successo nulla, anche perché poi oggi si è prestato anche a fare il modello, no, Gianluca, alla divisa del Napoli, quindi veramente credo che non ci sia assolutamente nulla, no, di nulla. Tra l'altro anche con i tifosi è tutto rientrato, perché sia stamattina all'allenamento di stamattina che quello di oggi pomeriggio Insigne è stato comunque acclamato dai tifosi presenti, tantissimi, nonostante il tempaccio qui che c'era oggi a Di Maro, quindi anche con i tifosi tutto tranquillo. L'abbiamo chiusa qui, ma non potevamo ovviamente non ricostruirla e raccontarla, visto che si è trattato ovviamente del caso del giorno, partire da ieri sera, tant'è che Laura sta continuando a segnare, tra poco gli do la parola, delle prime risposte anche dei tifosi, perché anche noi, caro Raffaele, mica scrivono soltanto a te, ti telefonano alle 7 in diretta, anche qua la sera Laura gli è venuto un gran palamano per cercare di riportare tutte le risposte. Chi ci ha scritto fino adesso? Sì. Allora, sul caso Insigne ci ha scritto Gianni, che ci dice, ci scrive dal Venezuela. Dal Venezuela! Gianni, sì, ci segue dal Venezuela. Tagliamonte, ci vedono dal Venezuela in streaming.
Che ci voleva dire non parlo per rispetto di Ciro? Poi i giornalisti sono subito pronti a creare il caso. No, che crea il caso? Amico Hola venezuelano, che noi abbiamo riportato quello che è successo. Poi c'è Jenny. Io credo che Insigne abbia usato il povero Ciro come alibi, poiché da come si vede dalle immagini è stato infastidito da quanto detto da Nicola Lombardo. Vabbè. E poi abbiamo Rosario Perone che si scrive da Madrid. Il nostro amico di Madrid. Il nostro amico, e ci dice: sinceramente non credo alle scuse di Insigne, perché il signor Lombardo non stava parlando del povero Ciro. Qualora questa fosse la motivazione reale, non capisco a che pro partecipare alla conferenza stampa di 2 giorni fa e alla presentazione delle nuove divise. Ragazzi, questi vedi come non tutti sono convintissimi, poi ne raccoglieremo qualcun'altra. Permettimi la presenza di Francesco Molaro, che ringrazio stasera di essere stato con noi. Non lo dico perché sei presente, e ovviamente non faccio una questione soltanto personale, ma io devo invece fare i complimenti a voi, ovviamente a te Francesco, che sei veramente un pioniere, tra virgolette, sotto questo aspetto, con tuttonapoli.net, ma anche ai tantissimi bravissimi colleghi dei siti che sono presenti a Di Maro, che state raccontando minuto per minuto e facendo vivere a tantissime persone, non soltanto quelle di Napoli, ma in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo, insomma, quello che succede a Di Maro. È un lavoro molto interessante, molto impegnativo. Vi faccio davvero i complimenti a te in particolare, con l'affetto di sempre che ci lega. Posso fare una... Grazie. Vi faccio una piccola storia. Io ho la grande fortuna, il grande onore di collaborare con il Mattino per quanto riguarda soprattutto il calcio internazionale, visto che il Napoli sono 5 anni che partecipa alle coppe europee, Champions League, eccetera eccetera. E beh, devo dire la verità che gli amici di tuttonapoli.net con Francesco Molaro tanti anni fa, proprio 5 anni fa, mi chiesero la cortesia di fare qualche articolo sulla Champions, e ho accettato con grande piacere. Quindi ci aveva visto bene il direttore Molaro, vedi? Quando vuoi la rifai, quando vuoi la rifai, lo sai che non c'è problema. No, il ringraziamento io lo estendo al gruppo della redazione di Tutto Napoli, di tutti i ragazzi che ogni giorno sono incollati alle radio, alle TV, al controllare tutto quello che succede, scandagliando ormai i social network, perché anche ormai le notizie arrivano da Twitter, da Instagram, da Facebook. Quindi il grandissimo lavoro che stanno facendo. Sono 12 anni che facciamo Tutto Napoli, e il ringraziamento personale va ai ragazzi che hanno collaborato e che continuano a collaborare con questa testata, che ripeto sono 12 anni che esiste e che sta facendo tante cose. Poi ci sono tanti altri siti, come dicevi tu, che stanno facendo molto bene, ed è una grossa novità. Io vorrei anche che i siti internet, così come le televisioni, fossero viste un attimo meglio, posso usare questo termine, perché come voi fate la trasmissione, io ne faccio un'altra, insomma credo che nessuno di voi possa dire che alle volte le televisioni o i siti vengono trattati bene come qualcun altro, però va bene così, insomma noi ci divertiamo, penso che come voi fate TV da tanti anni, anche il sottoscritto ci prova, anche lui da tanti anni, quindi credo che questo sia fondamentale. Io sono convinto che la gente da casa poi accende la TV, guarda un sito, quando vede cose interessanti poi apprezza quello che facciamo. Tra l'altro no, tu dovrai essere grato a vita a Benitez, perché nella conferenza stampa di presentazione, credo con 10 paesi, eccezionale. Benitez fece uno spot, credo che milioni di euro dovessi dargli per quello spot. Niente, neanche 5 lire, ti dico la verità, eravamo lì con Antonio Gaito e poi è il direttore editoriale insieme a me, che ne sono il responsabile, insomma stavamo decidendo la domanda, gli facciamo la domanda e lui ci guarda e ci risponde così, diciamo va che bello, insomma una bellissima sensazione sicuramente. Ora, ripeto, per il lavoro che poi tanti ragazzi fanno. Ci raccontate un po' della giornata invece, prima che entriamo poi sull'affare mercato, sulle ultimissime notizie, perché qualche cosina anche in assenza di Mandarini, che salutiamo, ce l'abbiamo anche stasera, noi voglio dire, Francesco avrà notato, non facciamo ovviamente, non vogliamo darci né onori né vanti, però insomma in queste serie ci abbiamo dato giù duro, voglio dire, sotto l'aspetto di notizie, e fedelmente gli amici di Tutto Napoli e gli altri hanno riportato le nostre primizie di sera. Però tra poco parliamo di mercato, però vorrei prima sapere come è andato l'allenamento di oggi, che Corrado stamattina mi ha svegliato alle 8:30, una volta tanto che potevo dormire un po',
e mi ha detto che pioveva come che c'era comunque allenamento e poi c'era la conferenza della stampa. Insomma, l'allenamento mi sembra che sia andato abbastanza bene nonostante la pioggia, no? Sì, stamattina un vero e proprio diluvio. Tra l'altro ti racconto soltanto la chiusura e l'allenamento di alcuni giocatori che l'hanno chiuso facendo i tuffi in una pozzanghera che era a bordo campo. È stato molto divertente tra gli olè dei tifosi, è stato molto simpatico. L'allenamento del pomeriggio invece è stato in dubbio fino alla fine, si pensava potesse svolgersi in palestra solamente, invece poi dopo sono state utilizzate alternativamente le due metà campo con una partitella 6 contro 6 in due gruppi, mentre un gruppo giocava, l'altro faceva palestra e poi si sono alternati. Quindi tutto tranquillo, nessun infortunio, niente di particolare. La squadra ha lavorato regolarmente. Com'è il programma di questi, ormai ci siamo qua, siamo in discesa, siamo addirittura d'arrivo, com'è il programma di questi ultimi due giorni e mezzo, diciamo così, domenica, lunedì e poi c'è martedì, c'è la partenza e rompete le righe e si ritorna a Napoli. Che cosa accadrà in questi due giorni? Non dovrebbe accadere nulla, De Laurentiis permettendo, perché sono previste le solite doppie sedute sia... Posso darti una notizia? De Laurentiis... È un matrimonio. No, tu lo sai che lui che fa, no? È un matrimonio, hai Laurentiis... scattato la foto pochi secondi fa. Prima c'era... È a Napoli. Ci sono ancora... Sì, però Luigi e Edo erano ancora qua stamattina, quindi non so se lui ritorni o meno, penso che ritorni però. Ma come torno? Per un giorno? Non sta a Napoli oggi, notizie, capito? Secondo... Sì, domani sta a Napoli. Avete poi avuto notizie? Però... Ma arriva, perché insomma io non lo vedo nei programmi, almeno degli ultimi comunicati, non lo so. Ma De Laurentiis lo sappiamo. No, parlo di Sepe. Dovrebbe fare lunedì a mezzogiorno. Diego De Carli proprio verso le prima della trasmissione e lui stava preparando il comunicato che il cardinale Crescenzo Sepe sarà lunedì. Sì, alle 12 dovrebbe ufficiare la messa, quindi ci sta questo impegno. Chiaramente lunedì l'allenamento sarà soltanto della mattina, perché poi ci sarà la Santa Messa celebrata dal Cardinale e poi la partita nel pomeriggio. Martedì mattina invece alle 8.30, ahimè, alle 8.30, conferenza stampa di chiusura di Benitez, ci dovrebbe essere anche un allenamento e la partenza è prevista alle 14. Va bene, noi seguiremo ovviamente sia domani con una puntata molto particolare, ma ne parleremo poi a fine trasmissione, ma soprattutto lunedì, cara Laura, lunedì abbiamo detto il Sepe che ufficia la messa, il pomeriggio c'è la partita, poi ci sono i calendari, lunedì sera ci sono anche i calendari, ragazzi, quindi voglio dire, lunedì sera si comincia alle 9 con alle 7 con Tagliamonte che andrà proprio in diretta in contemporanea con i calendari. E poi alle 9 c'è tifosi, andremo avanti fino a mezzanotte, insomma vedremo che cosa accadrà. Allora ragazzi, se voi siete d'accordo, sì, siamo arrivati alla prima pausa pubblicitaria, com'è Antonio, quando comincia lo spettacolo, Antonio Faiello? Io credo che dia un po' fastidio perché fra un poco Antonio comincia, no Antonio? Tra poco inizieremo questo grande intrattenimento per la gente di Canale 34 e per la piazza. Allora aspetta, Molaro. Aspetta un attimo. Aspetta, Gianluca, guarda. Andò. Tu si fatta una vesta scullata. No. Un cappello con i nastri e che rosa. Me lo portate? 400 secca. Mamma mia, è proprio privo di iniziative. Va bene, andiamo in pubblicità, poi torniamo con il mercato, le ultime di mercato e una sorpresa, una diretta telefonica che vi farà molto piacere. A tra poco con Tifosi, speciale di Mario. Eccoci Mario, siamo in diretta, ma non è un problema, stavamo con il nostro cameraman che stavamo discutendo. Allora... siamo in diretta, vedo che si sono alzati i nostri amici, ci sono con Lauro, stiamo verificando un sacco di mail che stanno arrivando, grazie, tra poco daremo spazio alle vostre interpretazioni sia sul caso Insigne che sul Napoli da Scudetto. Vi siete alzati perché? Che è successo? È cominciato il refrain? No. Sì, sta cominciando Antonio, chiaramente la gente sta arrivando qui in piazza, mi sembrava insomma poco rispettoso, anche perché avevamo i fari accesi, gli hanno creato tutta un'atmosfera con fumo, effetti luce, quindi mi sembrava poco rispettoso anche nei confronti dell'ente turismo qua che ha preparato questa serata e quindi insomma siamo scesi dal palco, anche perché è giusto che si esibisca Antonio. Noi parliamo di calcio, Antonio mette la musica. E allora parlando di calcio, perché parliamo di mercato e tra poco avremo una telefonata in diretta, ma prima Gianluca, scusami Gianluca, sì.
No, scusami se mi metto prima, perché credo che prima chiudere il discorso di Insigne, Francesco, sì, no, volevo leggervi, ho chiesto prima anche a Raffaele, ma lo chiedo anche a te, di leggere un messaggio che mi è arrivato di persone e amiche che mi stanno guardando, e soprattutto l'amico Fortunato, che è di Scampia, che mi dice: volevo chiederti una cosa, visto che ti sto seguendo su canale 34, ma ci hanno presi per scemi per ogni brutta figura che fanno, mettono in mezzo Ciro. Allora, io credo che in questo caso la verità è nel mezzo, mi permetto di dire. È vero che, insomma, questa notizia di Ciro può essere stato un modo per addolcire un momento discrezio che c'è stato, però io credo anche che veramente il buon Lorenzo non volesse per forza parlare, proprio perché voleva evitare situazioni goliardiche in quel momento. Quindi io la vedo nel mezzo. Fortunato è uno dei tanti amici che segue la mia trasmissione, faccio un po' di pubblicità, Club Napoli All News, tutti i pomeriggi, ci chiama tutti i pomeriggi, e quindi so bene che no, lui è di Scampia, lo conosco bene. Non credo che per forza si sono inventati la storia di Ciro per camuffare qualcosa. Poi, come abbiamo detto, c'è stato qualche errore, usiamo questo termine. Sì, diciamo per chiuderla qui, che Fortunato, che Ciro, Lorenzo Insigne ha ragione e Fortunato non ha torto. Cioè, nel senso che, bravo. Che Fortunato non ha torto, perché questa storia, insomma, voglio dire... E capisco molto bene quello che ha detto Fortunato, abbiamo discusso proprio in pubblicità con Laura. Guarda che Fortunato ha colto il segno, perché ormai in televisione non si può più mentire, non si può più mentire, e poi quando si toccano sentimenti così forti, insomma, voglio dire, bisogna stare attenti. Però veramente chiudiamola qui, perché cerchiamo di andare avanti, e soprattutto ribadisco perché poi Lorenzo Insigne fa parte proprio del nostro cuore. Cioè, noi per Lorenzo Insigne siamo disposti ad andare anche contro chiunque, perché per noi rimane il simbolo primario, principale di questo Napoli, un Napoli zeppo di stranieri, esclusivamente di stranieri, dall'allenatore ai preparatori, ai secondi, tranne Fabio Pecchia, voglio dire, però insomma sono tutti stranieri e arriveranno altri stranieri. A proposito di arrivi di stranieri, vuoi sapere il nome dopo? Chi era? Mascherano, Gonalon, Kramer, Mario Suarez, Lucas Leiva, Javi Garcia, oggi Ignacio Camacho dal Malaga. Questo sembra essere uno dei nomi in cui il Napoli si sta... Ma quanti ne sono? Ma ne pigliamo uno di centrocampista, Francesco, tu almeno da uno di questi qua lo pigliamo. Guarda, io ti dico la verità, questo nome lo abbiamo fatto anche noi, o comunque c'era arrivata voce anche di questo nome. So che ogni giorno voi, mi pare che avete il collegamento con Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, e quindi anche lui era molto attento a questo nome. Io ti dico la verità, Gianluca, continuo a pensare che il Napoli c'ha un colpo per dopo quel maledetto preliminare, come dico io, perché quello è il maledetto preliminare, l'ho soprannominato un po' così, e quindi un colpo ce l'ha in canna per quel post preliminare, sperando, incrociando le dita che è puntini puntini. Prima, ti dico la verità, io non ci sto capendo niente, perché il Napoli secondo me cerca un giovane, però una figura già, cioè giovane ma pronto, tipo Kramer. Anche questo, bravo, tipo Kramer, bravissimo. Quindi da questi nomi che abbiamo fatto, che stiamo facendo, che faremo, potrebbe uscire un centrocampista che si va a collocare in attesa di quello che verrà. Sul mercato del Napoli, caro Antonio, caro Francesco e cara Laura, sul mercato del Napoli e su questa parola ormai che si sta sviluppando dappertutto, da De Laurentiis, Insigne, Michu appena arrivato, tutti parlano di scudetto, lottiamo per lo scudetto, possiamo vincere lo scudetto. Sapete chi ce ne parla con noi, in diretta con noi, lo ringraziamo di cuore, perché non solo è un amico di Canale 34, ma ormai grandissimo allenatore e poi è un grandissimo opinionista Sky. Tra poco vi darò una notizia particolare. C'è Dario Marcolin in diretta con noi. Dario, ci sei? Eccomi, Gianluca, buonasera a tutti. Dario Marcolin in diretta con noi, grazie Dario, di sabato sera in vacanza. Tanto... A proposito, vacanze che stanno per finire, perché diamo in esclusiva che Dario Marcolin commenterà per Sky
le partite amichevoli del Napoli del 2 agosto col PAOK Salonicco, del 6 la sfida con il Barcellona a Ginevra e l'11 la super sfida al San Paolo col Paris Saint-Germain. Dario, ormai sei tornato a casa, ormai a Napoli non potevi, sei tornato a casa, eccoti qua. Beh, sono tornato a casa l'anno scorso con te a Number 2 a Canale 34. Adesso anche per Sky, insomma, è un piacere fare queste partite perché sono partite di livello internazionale veramente clamorose. Al di là del PAOK Salonicco, Barcellona e Paris Saint-Germain sono, come ti posso dire, l'anteprima per il Napoli per poter pensare in grande. Ho sentito prima che tutti parlano di scudetto e credo che sia la cosa giusta, senza commettere degli errori, perché comunque secondo me il Napoli quest'anno ha le carte in regola, sta facendo una buona campagna acquisti, è comunque al secondo anno dell'allenatore, quindi lui conosce l'ambiente, conosce i giocatori, conosce le qualità dei giocatori, quindi può, come posso dire, dare una marcia in più e la sua esperienza per poter puntare a vincere qualcosa. Ma secondo te, Dario, già adesso, così com'è, prima dell'arrivo di questo benedetto centrocampista, cioè l'arrivo di Koulibaly, l'arrivo di Michu, cioè già adesso il Napoli, nonostante quello che ha fatto la Roma nel mercato, quello che sta facendo anche la Juventus, già adesso può tranquillamente essere una squadra da scudetto? O si stanno spingendo troppo avanti? Ma guarda, secondo me manca ancora qualcosa, nel senso che il mercato finisce a fine agosto, quindi abbiamo esattamente quasi 35-40 giorni per finire questo benedetto mercato. Io penso che De Laurentiis sta con l'allenatore pensando ancora a qualcosa, però a me il mercato del Napoli sta piacendo. Io e te in passato abbiamo parlato di Michu, io ho parlato con Roberto Mancini, mi ha detto che questo ragazzo, che è un centravanti molto forte, allo Swansea si è fatto molto bene, lui lo seguiva col Manchester City, quindi fa capire che target di giocatore può aver preso il Napoli. Poi è ovvio che sarà sempre il campo a dare il responso, però io credo che la Juve quest'anno qualcosina per strada lasci, la Roma si sta rinforzando, ma il Napoli, secondo me, queste tre squadre sono quelle che si giocheranno lo scudetto, e il Napoli in pieno c'è dentro, anche perché lo ha dimostrato. Oh, c'era Francesco Molaro che ti voleva fare una domanda, collegato con noi da Di Maro, siamo anche in diretta con il ritiro di Di Maro. Intanto lo saluto affettuosamente, ricordo di avere una sua maglia conservata gelosamente quando Gianluca Vigliotti faceva l'ufficio stampa e io lavoravo con Michele Plastino e lui era spesso dei nostri, e veramente lo saluto con affetto e gli faccio un in bocca al lupo. Detto questo, chiedo a Dario Marcolin, al di là dei centrocampisti, credi che in difesa ci sia bisogno veramente ancora di qualcosa, o un centrocampista, diciamo, che faccia schermo davanti alla difesa possa bastare per gli acquisti del Napoli? Ma guarda, io penso che se De Laurentiis vuole veramente completare la sua squadra a 360 gradi per tutte le competizioni, allora prenderà un centrocampista a schermo davanti alla difesa e un difensore. Al di là di questo, c'è un giocatore, secondo me, come Enrique, che mi è piaciuto molto l'anno scorso, che può essere il jolly, nel senso, una volta gioca terzino destro, una volta gioca davanti alla difesa, una volta gioca centrale di difesa, cioè dove ha giocato ha sempre dato veramente un contributo straordinario. Però sai che quando le competizioni giochi ogni tre giorni qualcosa lasci per strada, ecco che servono dei ricambi. Io credo che un centrocampista e un difensore il Napoli li prenderà, proprio perché l'ambizione di De Laurentiis quest'anno, secondo me, è come se avesse colto l'attimo che può essere l'anno giusto. La Juve che cambia allenatore, qualche discussione c'è, comunque la Roma sta facendo un buon mercato, ma si deve riconfermare. In questo frangente può subentrare il Napoli, che è forte della struttura di questo 4-2-3-1 di Benitez, può aggiungere dei giocatori e fare, secondo me, un campionato da vertice. Ti dico la verità, un po' tutti gli addetti ai lavori dicono Napoli, Roma e Juventus, che è non più un gradino sopra ma alla pari con loro. Dario, ti faccio fare un sorriso, perché sai qual è diventato il tormentone dal ritiro del Napoli? Tu che conosci molto bene il napoletano, tu l'hai detto ovviamente, questo può essere l'anno buono. E adesso sai come stanno cantando? Chiste l'anno buono, stanno facendo... hanno ragione. È diventato un tormentone, chiste l'anno buono. Come se il primo anno di Benitez fosse stato di rodaggio, ha conosciuto la squadra, ha conosciuto la città, ha conosciuto i tifosi, ha conosciuto un po' tutto l'ambiente, il presidente,
in questo momento sembra un rapporto forte, no? Tra il presidente, sì, l'allenatore, e questo si trasforma poi sul campo. Allora io ti parlo adesso non da allenatore ma da giocatore. Quando tu percepisci che tra l'allenatore e la società c'è un feeling pazzesco, tu in campo sai che non puoi sbagliare, perché a loro devi dimostrare qualcosa. Quando invece c'è un po' di maretta così, allora il giocatore ci sguazza dentro, no? Per cui il Napoli in questo momento capisce che l'allenatore col presidente sono in ottimi rapporti, deve dare il massimo. E De Laurentiis in questo momento mi sembra che parole sante, parole sante, capitano. Capitano, parole sante, noi ti aspettiamo ovviamente personalmente a Napoli il 2, ci andiamo a vedere la partita insieme e poi ci andiamo bravo, a sono contento. Una bellissima cosa. Poi ovviamente diamo appuntamento Dario Marcolin a Canale 34, confermatissimo nella banda di Number 2. Ti sei divertito quest'anno? Ci siamo molto divertiti. Con tutti i nostri personaggi, da Di Marzio, Colovati, al Pampa Sosa, comunque Stefano De Grandi, Sanna Falchi, non dimentichiamo. E Laura che sta qui con Laura, noi. Laura, ciao, saluti Laura, a Laura. Ciao. Bacio, ciao Laura. Ti sta salutando. Ciao. Ti faccio salutare anche da Corrado, perché l'hai dimenticato, sta lì, ti sta sentendo la Di Maro. Senti Antonio. Gianluca. Antonio, eccolo Gianluca, qua. Io Dario lo aspettavo. Ciao Dario, ti aspettavo qua, invece mi hai tradito per il mare. No, ti ho tradito perché sapevo che arrivava al lavoro di lì a poco e quindi non potevo concedermi qualche giorno su a Di Maro, però con il pensiero e fisicamente sarò al San Paolo e a Ginevra a vedere il Napoli col mio naso, diciamo. Va bene Dario, ti lasciamo alle ultime giornate di vacanza, ti aspettiamo qui a Napoli il 2 per chi ti vorrà sentire su Sky ovviamente col tuo grande commento di competenza, di personalità e di passione, avrà naturalmente la scelta migliore. Dario Marcolin, PAOK Salonicco, Barcellona-Napoli e Napoli-Paris Saint-Germain, commento tecnico su Sky. Dario, grazie! Grazie a te Gianluca, un bacio a Laura e poi ci vediamo a pochissimo. A pochissimo, grazie, grazie. Ciao, Dario Marco. Hai visto che bella sorpresa? Hai visto che bella sorpresa? Sì, un personaggio eccezionale. È un ragazzo, caro Francesco, Dario Marcolin, veramente raccoglie competenza, confermo, simpatia, veramente tutto. È un grande acquisto anche per Canale 34, che per Sky, che ovviamente ha fatto bene. Quindi abbiamo parlato di Camacho. Però ragazzi, rimane in pole position e ogni tanto noi spostiamo come le scacchiere. So che Corrado si innervosisce un po' quando facciamo queste cose, che parliamo sempre i nomi, le cose. Però l'obiettivo Lucas Leiva è lì. Cioè, è diciamo così, è indipendente l'obiettivo Lucas Leiva rispetto alle altre notizie di mercato. Cioè, il Napoli su Lucas Leiva ci va comunque. E quindi, siccome non lo vediamo da un po', cara Laura, se rinfreschiamo la memoria degli amici di Napoli con questo filmatino su Lucas Leiva, eccolo qua. Laura stava vedendo un po', ancora continuano a scrivere su Lorenzo Insigne, vediamo un po' di mail, poi salutiamo Di Maro prima di andare in pubblicità. Sì, sono un po' mise tra Scudetto e sì, lo caso Scudetto, Insigne. Che abbiamo parlato anche con Marcolin di Scudetto. Sul caso Insigne ci scrive Rossella, che ci dice: viene logico pensare, vista l'espressione di Insigne, che lui fosse arrabbiatissimo, quindi restano moltissimi dubbi. Salvatore invece ci dice: per me Insigne ha sbagliato, non può stare zitto davanti alle telecamere. Non ci dice il motivo. Rosario, la risposta di Insigne in conferenza è una risposta imposta dalla società. Mi aspetto azioni punitive. Ognuno, stiamo esprimendo i pareri della gente. Mentre invece sullo scudetto c'è Sasà che ci dice: il Napoli può vincere lo scudetto solo se centrocampo e difesa diventa come l'attacco. È un po' difficile. Impossibile. Salvatore ci dice: lo scudetto si può vincere, bisogna trovare il modulo giusto per prendere meno gol. Sì, quello che dice Benitez. E poi c'è Carlo, il nostro amichetto piccolino, tifoso col papà, che ci dicono: secondo noi il Napoli è pronto per lo scudetto, perché la Roma è solo una squadra montata dai media e la Juve invece è finita. Per Insigne credo sia una situazione contrattuale. Ma vedremo, vedremo. Francesco, invece voglio chiedere a te, prima di andare in pubblicità, abbiamo parlato con Dario Marcolini di questa questione dello scudetto, ma secondo te, veramente, io è una cosa che sto chiedendo a molti amici, colleghi, non è un po' troppo esagerata questa volta la parola scudetto? Noi ci siamo lamentati che non avevamo il coraggio di dirla, ma adesso a dirla ogni minuto e quarto d'ora, secondo te non può essere un po', diciamo così, un controsenso? Ma rispondo io un attimo, intanto ti abbiamo sentito un po' male, però rispondo io dicendoti che ti ricorderai che a fine della stagione qualcuno
bacchettò il Napoli in alcuni giocatori, nell'allenatore, nel presidente, che proprio a Di Maro, e parlo dell'anno scorso, avevano un po', sai, usato la parola scudetto con forza. Quest'anno, nella prima conferenza di Benitez, il nostro allenatore era stato molto più tranquillo, distaccato quasi, dicendo sì, noi dobbiamo stare lì tra le prime e continuare a lottare. Poi col passare dei giorni il presidente, che lo sai, è un vulcano sempre in piena, ha comunque alleggerito la parola scudetto. Io mi auguro che si lotti, perché la voglia dei napoletani, la passione che abbiamo visto qui, Antonio lo fa come me tutti i giorni qua, che vede i tanti tifosi che ci sono qui, Gianluca, è quella di lottare fino all'ultimo secondo. Poi lo sai, lo scudetto lo vince una sola squadra, non ci puoi fare niente, però la lotta fino all'ultimo secondo, fino all'ultimo minuto del campionato, i napoletani la vogliono. Antonio, non ti sento, prendi il microfono di Francesco, non ti sento, dagli il microfono tuo. Dicevo, quello che mi sorprende è questo continuare ad insistere sulla parola scudetto. Con questo organico saremmo tutti dei pazzi a dire siamo competitivi per lo scudetto, che rispetto allo scorso anno abbiamo un Michu e un Koulibaly ancora tutti da verificare in più, però abbiamo anche un Pepe Reina in meno al momento. Per cui secondo me, se De Laurentiis continua a insistere su questo argomento, vorrà dire che c'è in serbo qualche colpo da spararsi sul mercato. Auguriamoci soltanto che questi colpi arrivino in tempo per il preliminare di Champions, quindi per consegnare la lista all'UEFA, perché altrimenti, insomma, non accedere alla fase a gironi, oltre a comportare una delusione per tutto l'ambiente, sarebbe anche un grave colpo sotto il profilo economico. Sì, ricordiamo che la lista deve essere presentata entro l'11 agosto. Chi è quel personaggio dietro Molaro? Vedo uno vestito da Napoli. Francesco, chi è? Facciamolo vedere. Marco, facciamolo vedere. Eccolo qua. Questo... qua arriva di tutto. Ma intervistalo. Quasi lo farei andare da Tonino sul palco. Ma da dove arrivi tu? Io vengo da Maranello, Modena. Sono di Pozzuoli, proveniente da Pozzuoli e vivo a Modena. Un putolano trapantato in casa Ferrari. Di Maranello. Ma segui il primo anno che segui il ritiro oppure... No, io vengo tutti gli anni, vengo sempre. Io seguo il Napoli ovunque. Guarda. Conosci questo? Questo è Carlo. C'è l'amico Carlo. Io giro tutti i campi. Lui mi conosce bene. Ma non solo il ritiro, anche il campionato, sì, il coppa. Sì, tutte le partite, vado a Napoli, vado tutti il nord, faccio tutti il nord io. E poi vengo giù 5-6 partite all'anno a Napoli. In caso con la Juve, Milan, Inter. Ma vieni vestito così? Sempre così, guarda. Gira la telecamera, è sempre lì. Eccolo, Diego. Vabbè, Gianluca, dopo di questo possiamo pure andare in pubblicità, no? Sì, no, ma Faiello che sta facendo? Mi fai vedere che sta facendo Faiello, scusa. Eccolo. Adesso io lo manderò, il nostro amico, lo manderò sul palco da Torino direttamente. Eh sì, mi sembra una accoppiata perfetta. Ma la piazza si è riempita? Sul palco, quindi aspetta e poi gli diamo una panoramica sia del palco. Sì. Guarda chi sta. Eccola qua, questa adesso... scena non si può perdere. Andiamola a vedere, eccola qua. Un applauso a questo signore, vai, anche le guardare. Aspetta, Giove, adesso te lo mando. Eccolo qua, adesso lo vedi. Gianluca è un manicomio. Forse anche peggio. Ci fermiamo soltanto un attimo, allora andiamo in pubblicità. E poi mi piacerebbe seguire un po' di questo spettacolino di Antonio Faiello, che è diventato veramente personaggio in questo ritiro clamoroso di Di Maro. Ci fermiamo un attimo, Laura? Gianluca, sì.
c'è del suo, ma c'è anche insomma l'emittente che sorregge, supporta e lancia certi personaggi. Lo so, come sempre, come tradizione, antica tradizione racconta. Cara Laura, ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, poi Di Maro, poi vediamo le maglie nuove, eh? Vediamo le maglie nuove al ritorno, la nuova maglietta del Napoli con il colletto scozzese, è un'eleganza, a tra poco, a tra poco. Allora, tifosi, tifosi di Canale 34 e di Tele A che stanno seguendo questo nostro ennesimo appuntamento con tifosi speciale Di Maro, stiamo raccontando ormai da giorni, cara Laura, tutto quello che è successo, veramente è stata qui un'esperienza incredibile, perché veramente ci hanno regalato di tutto con questo ottimo lavoro da parte di Antonio Corrado, della Publi Event, di Raffaele Tagliamonte, degli ospiti come stasera Francesco Moraro, che sono venuti a tenerci compagnia. Ma veramente non ci siamo fatti mancare nulla, devo dire la verità, non ci siamo fatti mancare nulla, tant'è che uno degli protagonisti di Canale 34 di Tele A, Antonio Faiella, è diventato non soltanto guest star del concerto di Guido Lembo, canta e balla con De Laurentiis, e stasera Di Maro gli ha concesso l'utilizzo della piazza, gli ha chiesto la cortesia per intrattenere ovviamente la piazza di Di Maro, visto che non c'erano altre alternative. Come procedi, Antonio? Gianluca, però volevo dire pure che una grossa mano ce l'avete data anche voi da Napoli, che siete stati bravissimi a supportarci e a sopportarci pure, anche se non è ancora quello, finita. Soprattutto quello. No, no. È un grande comunque Tony Faiella, lo posso dire, io lo conosco da una vita, è veramente simpaticissimo, sta facendo divertire i napoletani, ma non solo quelli che sono qui nella piazza di Di Maro. Ogni tanto si deve narcotizzare un attimino, perché altrimenti non si sopporta 24 ore, però. No, ma ragazzi, ma è qua è anche un pizzico di storia, ma sapete che Tony Faiello è stato lui che ha inventato mamma, mi batte il corazon, l'ha detto, ma... l'ha detto. Cioè, ragazzi, voglio dire, c'è anche un pezzo di storia vera sotto questo aspetto. Ci racconti, Antonio, che cosa sta succedendo in piazza? Si balla Gianluca sulle note di Pino Daniele. Prima, per farli cantare, ha detto o cantate, chi non canta Juventino, praticamente non si è capito più nulla, hanno iniziato a cantare tutti. Ma c'è pure Tagliamonte che sta ballando, che lo vedo allontanato. Sì. Ah, ecco, Tagliamonte. Raffaele è qua che balla e che coordina. Tagliamonte sta ballando. Va bene, allora. Sta coordinando tutto. Vi faccio vedere, così poi mi date anche il vostro giudizio. Il servizio che abbiamo preparato invece è la notizia del giorno, la presentazione ufficiale delle maglie del Napoli. Attenzione, perché facciamo vedere la maglia azzurra, quella là ufficiale, ma abbiamo delle novità e delle notizie interessanti giornalistiche, come sempre qui a Canale 34 e a Tele A, anche sulla seconda e sulla terza maglia. Aspettate un attimo, vedetevi la prima maglia e poi ne parliamo. Eccola qui. Oggi presentiamo la prima maglia, la maglia azzurra, la maglia più tradizionale. Sapete che da alcuni anni il nostro azzurro è stato rivisitato, è stato attualizzato e, mantenendo comunque la sua tradizione, è diventato sempre più attuale più moderno. Oggi abbiamo quattro giocatori, soprattutto perché abbiamo fondamentalmente quattro dettagli importanti. E Lorenzo non a caso ha alzato il colletto, e prego Lorenzo di girarsi, perché il colletto, che come vedete è un colletto a polo, però con un'apertura molto stretta e che quindi diciamo ha evidentemente una praticità importante, è un colletto che poi ha degli inserti in Principe di Galles. Quindi abbiamo, grazie Lorenzo, non ti voglio lasciare tipo castigo, abbiamo quindi, nella semplicità di una maglia che ha un colore che, ripeto, da anni è ormai una tradizione, abbiamo comunque voluto aggiungere dei dettagli molto molto particolari. E come vedete qui noi abbiamo tutto un tessuto traspirante che consente evidentemente di sudare il meno possibile, per quanto loro sudano, e anche qui abbiamo una caratteristica che evidentemente viene sviluppata in collaborazione con i nostri calciatori. Chiedo a Marek invece girarsi di spalle, perché tanto è riconoscibile sempre anche di spalle, e diciamo che quest'anno noi abbiamo aggiunto una embrossatura del nostro marchio, che quindi viene
è come se fosse stampato a rilievo sul fondo della maglia, e oggi volutamente non abbiamo messo i numeri proprio per concentrarci su questi dettagli. Peraltro i numeri sono anche questi, grazie Mike, anche i, dicevo, i numeri sono anche questi oggetto di una ricerca stilistica. E infine chiedo a lui di girarsi, perché ovviamente su tutti i capi abbiamo diciamo riposizionato un logo anticontraffazione molto molto difficile da contraffare, che quindi consente ai nostri consumatori, che sanno che acquistando attraverso la rete dei concessionari ufficiali Macron e dei negozi diretti, gli official store SSC Napoli, sanno che trovano sempre il massimo della qualità e dell'affidabilità. Allora, grazie a tutti, vorrei solo fare una foto finale tutti quanti insieme. Edo, se ci sei anche tu. Eccoli qua, Insigne, Michu, Koulibaly e il capitano Marek Hamsik, Colletto Principe di Galles, ragazzi, spettacolo, Colletto Principe di Galles. Chiedo a te adesso, voglio dire un giudizio. Una finezza incredibile, questo colletto bellissimo. Hai visto il marchio di, insomma, ti è piaciuta sì, sta sì, maglia? Sì. E bella, come bella, sarà bella la seconda maglia del Napoli, e soprattutto come sarà la terza? Do la parola ad Antonio Corrado, che ha lavorato su questo argomento. La seconda dovrebbe essere, perché parliamo sempre al condizionale, dovrebbe essere bianca, senza le fasce trasversali che hanno caratterizzato la maglia bianca negli anni scorsi, quindi un rispetto della tradizione, perché poi anche oggi Formisano ha detto che ha fatto vedere l'abbinamento, quindi maglietta azzurra, pantaloncino bianco e calzerotti azzurri, come era da sempre stata la casacca del Napoli. Invece la terza, una novità, una primizia secondo me, perché De Laurentiis sulla terza si sbizzarrisce sempre, e mi risulta che sia una maglietta ginzata. Tra l'altro stanno ancora cercando di capire che tipologia di numeri andare a cucire su questa maglia, perché non è tanto semplice poi fare l'abbinamento del numero, quindi dovrebbe essere un'altra novità dopo la maglietta, la mimetica dello scorso anno. De Laurentiis dovrebbe stupire ancora. Chiaramente noi parliamo al condizionale, perché viaggiamo sulle indiscrezioni. Ti sei lanciato, vedremo se avrai ragione, te ne sarà dato merito. Francesco, tu hai novità su questa ginzata? Guarda, ne parlavamo questa mattina io e il caro Antonio, ci siamo scommessi un caffè, però insomma potrebbe aver ragione lui. Io ho avuto notizie che sicuramente ci sarà la maglia bianca, come ha detto lui, e quindi questa è una conferma assoluta. Sulla terza io sapevo di un blu, proprio come il mio maglioncino, però insomma potrebbe essere che avete ragione tutti e due, sì. Potrebbe essere, esatto, che avete ragione tutti e due, che è un blu ginzato, è un blu ginzato, e voglio dire, bravo, quindi... è un blu ginzato, potrebbe essere, abbiamo, ce lo poi ce lo andiamo a prendere insieme a te il caffè, no, e portate pure a me, a Laura, e ce lo pigliamo pure noi il caffè, voglio dire, cioè, quindi, certo, abbiamo un altro tacco, ce lo prendiamo in quattro, dai. Che è successo, un ape squalo, un elicottero, forse quello di De Laurentiis che tornava, era bello grosso questo, allora guarda, siccome stasera abbiamo un po' di tempo, la faccio rivedere tra poco la Pesqualo, se dalla regia me la fanno vedere, che è stato uno dei cult di questo ritiro di Di Maro. Mi date un po' di spazio al teatro, alla piazza, con Antonio e il pubblico, vediamo un po', lo sento particolarmente scatenato. Eccolo qua. Sentiamo. Vediamo, lo stavamo dicendo. Sulle mani, chi non batte le mani è Juventino. La salute è pazza. Voce, ragazzi, più di questo, che non mi sento io. Vai, lo so. Ma vogliamo,
mamma chiama Koulibaly, questa è stata una sì, l'interpretazione di Tony Faiello con la mamma lo chiama Koulibaly. Ci abbiamo la Pesquale, la facciamo vedere? Mi sembra di sì. A proposito di insetti, fa un sorriso in questa parte finale, perché una delle prime serate di Di Maro è andata su tutti i siti, su YouTube, questa scenetta montata alla perfezione da Claudio Guarino, dell'attacco degli insetti alla postazione di Canale 34 con Raffaele Tagliamonte che alla fine lo distrugge e lo getta in pasto non so chi. Vediamo se è pronto il nostro video sull'ape squalo. A me ogni volta che lo vedo mi viene veramente da impazzire, anche perché Laura, hai visto chi c'erano ancora in quel video dell'ape squalo? Sia Anna Fusco che Anna Maria Buonocore. E allora stasera che cosa vogliamo fare? Facciamo gli auguri perché è Sant'Anna, facciamo gli auguri a tutte e due. A tutte Anna Maria ovviamente che ci stanno seguendo. Gli auguri sia Anna Fusco che Anna Maria Buonocore a tutte le Anna Maria. Raffaele, hai finito di ballare con Faiello? Appena arrivata la Pesquale che l'hai distrutta, l'hai buttata in pasto, non so che quella, è stata veramente una scena raccapricciante. No, Gianluca, non stavo ballando, come giustamente forse ha riferito Antonio, però chiaramente queste due serate siamo insomma un po' noi protagonisti e gli artefici qui in questa piazza che si sta riempiendo con Antonio Faiello, quindi mi sembrava giusto, no, tenere un po' sotto controllo tutti, perché era il nostro nome che era in piazza stasera, quindi mi sembrava giusto un po' tenerla a bada. Quindi non stavo ballando, anche perché coordinava, lo so io, te lo dico io. A proposito, diamo invece anche la notizia, visto che Raffaele ha dato questa versione ovviamente di questa serata con Antonio Faiello, che domani, domenica, ci sarà Tifosi Speciale Di Maro in diretta dalla piazza con Raffaele Tagliamonte, con Tina Andreozzi, con tutte le notizie ovviamente, Antonio Corrado, se vorrà venirci a trovare anche Francesco saremo felicissimi. Dalle 21 potrete anche intervenire via sms in diretta telefonica, quindi una domenica davvero, Raffaele, speriamo che il tempo ovviamente domani sia buono, perché vi scatenerete come fate ogni sera alle 19. Sì, domani c'è questa piccola variazione, anziché alle 19 chiaramente andremo alle 21, dicevi tu, fino alle 21.30 e saremo qui in piazza, faremo un po' di cose con i colleghi giornalisti, ma soprattutto col pubblico, con le telefonate, con gli sms, insomma con un po' di servizi di colore, perché normalmente la trasmissione quella del pomeriggio è più di colore, anche domani sarà di racconto di quello che accadrà durante la giornata. Faccio anche perché domani c'è poco, no, da raccontare. Domani allenamento mattutino, allenamento pomeridiano, ma non è prevista nessuna conferenza alle 12, non è prevista nessun appuntamento serale come proprio quello di stasera, insomma, quindi ci sarà da raccontare forse il colore, come dicevi tu, di tanta gente che è arrivata e che purtroppo per colpa della pioggia oggi non è riuscita a godersi l'allenamento, però insomma c'è tanta gente. Francesco, chiudendo sul mercato, siamo in chiusura di trasmissione, la presenza di Laurentiis diciamo sia a Napoli, tra il matrimonio di Ischia a Napoli eccetera, non è che può essere anche una presenza diciamo per andare a chiudere qualche colpo importante, insomma, prima della fine del ritiro, insomma, che possa accadere finalmente qualche cosa? O il Napoli secondo te in una situazione, non voglio dire di stallo, ma di riflessione? Guarda Gianluca, io credo che il ritiro insomma volge al termine, quindi se ne parlerà poi tutto nella prossima settimana. Il Napoli andrà via martedì, praticamente è rimasto soltanto un paio di giorni, c'è la partitella di lunedì, quindi non credo che in questi giorni possa succedere qualcosa di eclatante. Detto questo però, c'è quell'amichevole col Barcellona, personalmente io credo ancora che il Napoli ci possa riprovare con Mascherano, ti dico solo questo. Molaro, questa bomba vuoi a fine serata, Mascherano, Molaro? No, aspetta, insomma è chiaro che il Napoli, io penso che quel giorno ci prova a riparlare con Mascherano, ma lo deve rapire, poi ma sarà, lo deve qualcosa solo rapire, se lo deve portare in una borsa di Tommaso Starace. Bravo, forse deve fare così. Lo deve soltanto rapire. Diciamo anche che non credo, Raffaele, correggimi anche tu Francesco, non credo che Mertens, Zuniga e poi tre argentini raggiungano però Di Maro. Credo che vanno direttamente a Castel Volturno, eh.
Sì, no, è così, insomma, martedì rompete le righe per forse mezza giornata, poi si ricomincia a lavorare a Castelvolturno, perché poi si gioca il 2 agosto con il PAOK, quindi praticamente siamo lì. Cioè, io guardavo il calendario, oggi è sabato, esattamente sabato prossimo il Napoli sarà in campo al San Paolo. Sembra incredibile, il ritiro non è ancora finito e già stiamo guardando a quella partita che arriva fra una settimana, insomma, è così. No, anche perché ragazzi, non dimentichiamo l'appuntamento principale, cara Laura, 19 e 20 agosto e 26 e 26 agosto il Napoli, non dico che si gioca mezza stagione perché mi sembrerebbe esagerato, però è una stagione, è un viatico troppo importante quello del preliminare, affinché il Napoli non lo possa, non deve fallirlo assolutamente, Raffaele, anche in prospettiva ovviamente mercato e campionato e stagione. Raffaele, lo chiedeva a te sul preliminare, io ho sentito forse sul preliminare. No, io non ho sentito bene, scusa Gianluca, mi puoi ripetere? No, stavo dicendo... Perché c'ho più l'orecchio vicino alla cassa. Dicevano anche l'età, purtroppo, c'è anche l'età che commette qualche scherzo. Dicevo che il preliminare è vicinissimo, cioè non si può sbagliare, cioè insomma ormai il Napoli è già in piena bagarre. Cioè già anche in piena... perché il preliminare vale circa 50 milioni di euro su di lì, no? Quindi voglio dire, è assolutamente fondamentale e per le casse del Napoli e principalmente per noi tifosi del Napoli, che vogliamo assolutamente rivivere di nuovo la Champions League e quella musichetta. La Champions League, insomma, quella che conta, quella che comincia a settembre. Va bene ragazzi, io credo che, vi vedo che ovviamente adesso Antonio sta creando sempre più atmosfera, Antonio Faiella in piazza, quindi diventa difficile anche il collegamento. Non so se vuole venire Antonio per i saluti, ringraziamo ovviamente Francesco Molaro di essere stato con noi questa sera. Grazie a voi. Grazie a te Francesco. Raffaele, allora ci vediamo domani alle ore 21. Domani ore 21, napoletano, canale 34 e Telea. Buonanotte Napoli, buonanotte a Francesco Molaro. Anche Corrado, eccolo qua. Ciao Gianluca. Eccolo qua, è arrivato Corrado. Ecco. Ciao Laura. Ciao a tutti. Ciao, a domani. Bene Laura, io penso che stasera possiamo davvero concludere qui. Abbiamo parlato del caso Insigne, che si è felicemente concluso con qualche perplessità da parte dei nostri amici che ci hanno scritto davvero in tanti anche questa sera. Abbiamo visto la maglia nuova, maglia con il colletto Principe di Galles, bisogna comprarla subito. Bella, molto bella, sì. Molto bella, abbiamo detto che la seconda maglia potrebbe essere bianca, la terza ginzata, non sappiamo se blu o azzurra. Comunque insomma abbiamo parlato di mercato e abbiamo avuto anche il grande piacere di avere Dario Marcolin con noi, lo ricordiamo, commento tecnico su Sky per Dario Marcolin con le tre partite del Napoli che prossimamente andrà a fare, sia con il PAOK Salonicco il 2 agosto, con il Barcellona la sfida di Ginevra del 6 e con ovviamente la partita dell'11 col Paris Saint Germain. A proposito, Cavani, notizie dell'ultima ora, non è partito con la tournée insieme al Paris Saint Germain che è andato a fare negli Stati Uniti. Si vocifera di uno scambio clamoroso tra il Paris Saint Germain e il Manchester United, Cavani al Manchester United e Rooney al Paris Saint Germain. Questo è fantamercato, chissà che cosa potrà accadere. Io insieme a Laura vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima occasione e niente, quindi grazie davvero davvero di cuore, ancora tifosi speciali di Maro domani, lunedì e martedì fino alla fine per seguire il nostro e il vostro Napoli. Ciao Laura. Buonanotte a tutti.